Martedì 10 agosto. Le notizie del TG Ora: un violento nubifragio si è abbattuto su Avellino e sull'Irpinia tra ieri sera e la notte scorsa, provocando allagamenti ovunque, soprattutto nel capoluogo. La pioggia, che in meno di 3 ore ha raggiunto i 100 mm, ha fatto straripare il torrente Fenestrelle, che ha invaso via Piano d'Ardine alla periferia di Avellino. Un'auto è stata travolta dal fango e dai detriti e l'uomo che era a bordo è stato messo in salvo da una squadra dei vigili del fuoco. A Campetto Santa Rita, un piazzale utilizzato come terminal dei pullman extraurbani, si è completamente allagato e 2 persone anziane e disabili sono state trascinate dall'acqua. Sono stati ancora i vigili del fuoco a metterli in salvo. Una 40 sono stati gli interventi tra ieri sera e la notte scorsa da parte dei vigili del fuoco di Avellino in tutta la città per rimuovere grossi rami spezzati dal forte vento e per locali allagati. La situazione va comunque lentamente migliorando. Allagamenti anche nel Casertano, soprattutto nella zona di Mondragone, e alberi e cartelloni divelti o pericolanti a Napoli per il forte vento. Nel napoletano diversi comuni avevano disposto da ieri la chiusura delle scuole, compreso il capoluogo partenopeo. E nel Salernitano è stata una notte di intenso lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno eseguito almeno 40 interventi. Le zone più colpite dal maltempo sono l'Agro Sarnese Nocerino, dove le forti raffiche di vento hanno abbattuto un semaforo, e il litorale di Ponte Cagnano, dove sono più numerosi gli allagamenti a garage e scantinati. A Battipaglia, acqua nel sottopasso ferroviario, che ha reso difficoltoso raggiungere i binari 2 e 3 della stazione. Scuole chiuse anche in diversi comuni della provincia. Ok, lo faccio. Il clan aveva chiesto il pagamento del pizzo sulla raccolta rifiuti, ma l'imprenditore aveva detto no. Per questo la cosca decise un raid intimidatorio. È in sintesi quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli, a carico di 5 affiliati al clan Moccia, responsabili a vario titolo di tentata estorsione continuata, porto abusivo di arma da fuoco e danneggiamento seguito da incendio aggravati dal metodo mafioso. Bersaglio del RAI della ditta aggiudicataria dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ad Afragola. L'11 agosto 2017, dopo l'ennesimo tentativo estorsivo, 3 affiliati su un mandato dei vertici del gruppo avevano fatto irruzione nell'area di stazionamento dei mezzi e, dopo aver intimato con la minaccia delle armi agli autisti di abbandonare i veicoli, avevano appiccato il fuoco ad un autocompattatore. È stato firmato ieri in prefettura Caserta il protocollo d'intesa sulla terra dei fuochi. Il premier Giuseppe Conte ha riferito che il governo mette in campo un piano di azione contro i roghi nella terra dei fuochi, e ciò dimostra la particolare sensibilità e determinazione del governo nel contrastare il fenomeno delle discariche abusive e degli incendi dolosi. Tra i principali punti del piano d'azione varato dal governo ci sono: rafforzare la presenza dell'esercito per i presidi e dei carabinieri per i controlli, ricorrere ai medici di base per individuare le aree e i motivi per cui ci si ammala di più, affidare il coordinamento delle azioni sul terreno ai prefetti e quello tra tutte le amministrazioni coinvolte nella gestione del ciclo dei rifiuti a un'apposita cabina di regia che si chiamerà Unità Nazionale Operativa di Coordinamento a Palazzo Chigi. I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al termine di un'indagine durata circa 2 anni, hanno arrestato 4 persone tutte di Napoli, parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ed altro in danno di anziani, con proventi che oscillano tra i 500 e i 10.000 euro a colpo e, in un caso accertato, fino a 70.000 euro. L'organizzazione sgominata dai carabinieri aveva esteso la sua attività criminale in ambito nazionale, in particolare tra il Lazio e la Toscana. Povertà in aumento in campagna, gli italiani sono in difficoltà più degli stranieri, la crisi occupazionale ricade sui giovani e questi, sebbene siano formati e abbiano conseguito un titolo di studio, vivono grazie ai sussidi familiari. È il quadro che emerge dal dossier regionale sulla povertà 2018 della Caritas, stilato grazie al coinvolgimento di 15 diocesi e 80 centri di ascolto Caritas della Campania. Aumenta la povertà relativa, che in 2 anni è passata dal 17,6% del 2015 al 24,4% del 2017. Nell'ultimo anno le persone transitate nei centri di ascolto in rete nella Campania sono state 6.914 e quelle che hanno ricevuto direttamente o indirettamente aiuto sono ben 24.000. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora. 10 agosto, tra un mese.